Ciao gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi faremo la ricetta della carbonara dentro il camper. Già ve lo dico, non è una carbonara, già ve lo sto dicendo, eh. Ci siamo fermati qua in questo parcheggio così lungo la strada con questa bella vallata che costeggia la strada, davvero molto bella, e abbiamo detto perché non preparare la carbonara. Però ci siamo subito resi conto di una difficoltà, ovvero gli ingredienti. Metto sull'acqua e vi dico. Fare la spesa può essere un'attività molto divertente, ma se non trovi le cose che vuoi tu per la ricetta che volevi fare, può diventare invece un'attività molto stressante. Infatti noi per la carbonara oggi utilizzeremo del formaggio parmigiano reggiano. Sì, lo so, è parmigiano, non è pecorino, ma questo c'era. Un pezzettino? Anche papà vuole un pezzettino? E poi la pancetta. La pancetta perché non ci stava il guanciale, ma proprio mai, zero nella vita. E quindi utilizzeremo la pancetta. Le uova sono uova, quindi quelle ce le abbiamo grazie al cielo. Per la pasta abbiamo dovuto ripiegare su dei spaghetti anche di dubbia qualità perché c'erano solo questi. Vedremo come verrà. Comunque, tutto questo non sarebbe successo se invece avessimo fatto la spesa con HelloFresh. Ormai lo sapete, l'abbiamo utilizzato diverse volte, ci piace tantissimo. Loro vi mandano tutti gli ingredienti di cui avete bisogno direttamente a casa, super freschi e già porzionati. Infatti non ci sono sprechi, le ricette sono facilissime da utilizzare, tant'è che ci è riuscito anche Alessandro. Grazie. Io ve lo consiglio, ve lo consigliamo, non è la prima volta che ve ne parliamo. Se volete utilizzate il nostro codice sconto LostInFamily sul loro sito per avere 65 euro di sconto sui primi 3 box che ordinate dal loro sito direttamente, che vi mettiamo qua sotto in descrizione, così non avrete mai il problema di ricevere la pancetta al posto del guanciale per fare la carbonara. Niente. Mamma mia, buona pancetta italiana. Giotto. Questa? Giotto. Non è prosciutto. È arrivato prosciutto, qua, mamma. Affamatissimo. Ora lui pensa sia prosciutto. Che poi, diciamocelo tra di noi, adesso che ricomincia la scuola e Tommy dovrà andare all'asilo, a nessuno va di andare a fare la spesa o di cominciare a cucinare. Quindi HelloFresh è la soluzione migliore per ricominciare la scuola al meglio e riavviarsi a settembre alla grande. Allora, si ricorda tutti i romani che questa non è la ricetta della carbonara e quello che farò è in un camper, perché l'abbiamo detto che sto cucinando in un camper? Sì. Cucinando in un camper. Mi sta venendo un dubbio, ma ce l'abbiamo la grattugia? No, vabbè. Ragazzi, Federica ti risolve tutte le situazioni. Dici, funzionerà? Sì, dai, vieni un po' grattugiato. Ho preso la grattugia di Lavinia per provare a grattugiare il parmigiano e sembra stia funzionando. Totto sta cucinando, come si chiamano, i topolini in padella? Sì, Totto. Ciao. Attenzione ragazzi, qua c'è stato un cambio. La bimba mi reclama. Cucino io? Quindi adesso Totto, chef Totto ha fatto i topolini. Guarda. Spadella. Spadello? Scoppietta. Stiamo utilizzando il cucchiaio perché è l'unica cosa che abbiamo, ma va bene. Posso dire che io con HelloFresh andavo meglio. Mamma mia, HelloFresh con tutte le istruzioni scritte. Senti, ma se sta a bruciare? No, bella croccante, quella brucia. Mi controlli l'acqua se bolle? Sì. Allora buttiamo. La buttiamo? Buttiamo. Vado? La pasta. Butto? No, dai, butto. Amo. Butto, dai, non ci serve più, buttiamo? No. Ma buttiamo là. No, c'ho fame. C'ho fame. Quando la situazione si fa dura, gli uomini iniziano a giocare. Sì, uomini, non lo mettere tutto per favore, eh. No, tutto? No, ma meno della metà, sono 900 grammi. Comunque, importante, non fatelo a casa, ma soprattutto sto vedendo pacchi da 900 grammi. Due libbre, no? Possibile? Sì. Non c'è scritto, sì, 900g. Questa è la situazione della pancetta, bella brustolita. Spengiamola. Non abbiamo preso il tempo di cottura, quindi già questi spaghetti fanno schifo. Noi facciamo il grattugiarolo, va. Senti, ma quelli sono spaghetti o spaghettini? No, guarda, non si regolano, scusami. No, c'è scritto spaghetti, ok? Cioè, casa mia, spaghettini, però vabbè. Voi che dite, spaghetti o spaghettini? No, comunque non c'era niente di pasta ieri, oh.
Era soltanto pasta loro, tant'è che ho detto, cioè loro Great Value, tant'è che io ho detto, per una volta prendiamo la pasta del verde, chi c'è dagli inizi sa che confusione ci fu all'inizio sulla pasta del verde, però devo dire che non c'era, quindi niente, è proprio destino che non la dobbiamo mangiare la del verde noi. Questo è il parmigiano che abbiamo ottenuto dopo un quarto d'ora di grattugiare. Ed era l'unico parmigiano disponibile questo a pezzo, quindi non ho proprio riflettuto sulla grattugia sì, la grattugia no. Mannaggia, guarda. Aggiungo il pepe, anche se Alessandro non piace molto, quindi ne metterò poco. Uova. Separo il bianco dal rosso. Io metto un tuorlo a testa e un uovo intero. La facciamo così. Non c'è un modo giusto, un modo sbagliato, quindi non iniziate. Però di certo la nostra non è giusta, quindi lo diciamo a priori. Ci abbiamo la pancetta. Ci abbiamo la pancetta. Facciamo vedere questa bellissima crema. Molto buona, ti vedo un po' soddisfatta. Ma aspetta, non è male, ma non c'è il pecorino. La pasta dovrebbe essere pronta. Ah, la colla, fai vedere. Ah. Come produrre colla? Scusi? Scusi? Serve della colla? No, no. Mi puoi passare lo scolapasta, Tommy? Vieni, mi serve quello, vieni amore. No, c'è tutto. Aiutami, vieni. T'ho detto. Va. Allora, me lo puoi mettere qua dentro al lavandino? Che lo sapevo io. Adesso? È il momento di scolare. Faccio questo di solito, prendo una tazza di acqua di cottura, me la tengo. Perché? Perché non si sa mai, è buona per tutto. Ho asciutta! La pasta asciutta? Confermo spaghettini. Piattino. Non ci stanno i piatti fondi. Leviamo la pasta per totto perché questa carbonara non se la merita. No, no, ma non può mangiarla, poverino. Pasta totto? Sì, amore. No, dai, non mi guardate. Federica è diventata canadese. Ma no, ma betta. Siccome ad Ale piace l'uovo un pochino più cotto nella carbonara, io lo rimetto in padella. Sì, lo so, non si fa, ma siete pazzi. Se bevete ni chef. Vabbè, a lui piace cotta. Quindi si fa come vuole il marito, perché si sa, marito felice, vita felice. Ok, ci siamo. Aggiungo la pancetta con tutto il grassino, perché ci piace. Dà un po' di sapore anche perché non c'è il sale nella pasta. Beh dai, che io vedi, no? Sembra un po' pallida. È pallida, sono le uova che sono pallide. Impiattamento. Porzione generosa. Che bella, il viaggio è lungo. Bella proprio, mi piace. Guarda, guarda, guarda come ci si deve, guarda, 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 la faccia. Beh, guarda che l'aspetto è importante in un piatto. Ti avevo i spaghettini dappertutto. Aggiungiamo un po' di parmigiano. E per finire un po' di pepe extra sulla mia. E questa è la carbonara che ho cucinato in Canada con cose che non sono della carbonara. È ufficiale, abbiamo fatto la nostra prima carbonara in camper in Canada. La prima e l'ultima? Sì! E noi vi salutiamo, mangiamo perché dobbiamo ripartire. Sì, grazie. Se volete vedere di più di quello che stiamo facendo in Canada, iscrivetevi. E noi ringraziamo HelloFresh per aver sponsorizzato questo video. Vi lasciamo tutto in descrizione. Ne ciao. Vale la pena. Ciao. Ci stavamo scordando l'assaggio. Com'è? Cioè, secondo me in Italia c'è sta qualcuno che l'ha fatta sicuramente peggio di questa. E comunque qui lo dico e qui lo nego. La pancetta è più buona del guanciale. No, no, no. Ci vediamo al prossimo video. Ciao! In Italia non avete scuse per sbagliare la carbonara. Qua almeno noi le scuse ce l'abbiamo perché non c'era niente.